Stamattina che cosa ha fatto fino adesso? Sono stato in ufficio, sono stato alla Camera, ho incontrato persone, adesso vado in Confindustria. Ho incontrato anche Tabacci e Gregorio De Falco. Sì, ci siamo incontrati per caso, io uscivo dalla banca, sono andato a pagare le bollette, ho trovato Tabacci, ho detto lo saluto. Rotondi, per caso davvero? Non è tra gli indiziati dei forzisti che potranno sostenere questa quarta gamba? I deputati in questo mercato delle vacche, i deputati valgono niente, quindi... Costruttori possono essere bravissimi, ma sono sempre pochi. E io penso che bisognerebbe stabilire un rapporto in prospettiva con Forza Italia, scoprire che il famoso partito di Conte in fondo già esiste, perché Forza Italia porta avanti queste idee da 25 anni. Invece di portare forzisti a Conte, portiamo Conte a Forza Italia. Ammetto di avere una grande simpatia per il Presidente del Consiglio, che trovo interessante come figura. Silvio Berlusconi l'ha sentito? Lo sento tutte le settimane. Non ha espresso la sua idea che Forza Italia possa sostenere questo governo? Sono il consigliere più ascoltato di Berlusconi, perché generalmente fa il contrario di quello che gli consiglio e, come vedete, gli viene sempre bene. Secondo me, nella lunga vita che li attende, Berlusconi e Conte non saranno sempre avversari. Pronto? Va bene, a che ora? A che ora? Segretaria di Conte, no? No, la segretaria del barbiere. Silvio Berlusconi si ricorda sempre i nomi delle sue figlie? Sempre. Sono cresciute tutte in era berlusconiana, quindi... Diciamo, sono uno spot da questo punto di vista. Questo è l'intervento di mia figlia quando erano piccole, quindi... Complicato chiedermi di lasciare Berlusconi, io come mi ritiro? Questa è la foto? Del nostro matrimonio. È stato testimone di nozze? Sì. Conte invece, alla famiglia Rotondi, piace? Sì. Forza Italia lo dovrebbe sostenere in questa fase? Dovrebbe, secondo me sì. Quindi lei ci spera? Io spero, sì, certo. E lei brinda con me a questo grande centro. Ah. Grande centro con Berlusconi. Berlusconi, Conte. Conte, Renzi. Tra Conte e Salvini i cattolici scelgono Conte. Ci sono berlusconiani di rito salviniano. Lei stasera ha scoperto che esistono anche berlusconiani di rito contiano. Buonanotte allora. Grazie, buonanotte. Arrivederci, buonanotte.